Amici telespettatori, ben ritrovati come sempre al nostro appuntamento quotidiano con l'Italia del Sud, tutti i giorni alle 13.30, in replica intorno alla mezzanotte e alle 9 del giorno successivo. Un appuntamento che vive di quotidianità, di attualità, ma soprattutto anche un sottopancia specifico, ovvero l'Italia del Sud nel bene e nel male. È comunque un appuntamento dove va a valutare quelli che sono gli aspetti negativi, ma soprattutto a sottolineare quelli che sono invece gli aspetti positivi della nostra terra, della nostra meravigliosa Calabria. Ne abbiamo tanti. Oggi siamo nella versione, come dire, nel bene. Con noi collegato in diretta il patron del premio Mia Martini, Nino Romeo. Buon pomeriggio Nino, ben trovato. Buon pomeriggio. E allora, come dici sempre tu, dietro le quinte, le vie del Signore sono infinite. Apriamo con questa frase che fa piacere comunque a tutti e ti chiedo subito intanto come stai. Questo Covid, come ha inciso e in qualche modo contribuito positivamente o comunque negativamente, no? Nella tua persona, nel tuo modus operandi. Io mi difendo come sempre, come tu lo sai, mi difendo. Bene, bene, ci fa molto piacere. Naturalmente oggi faremo un viaggio per certi aspetti virtuale in nome di Mia Martini. Quando si parla di Bagnara non si può non accostare naturalmente un nome così importante che ha, come dire, nel DNA proprio questa grande interprete della canzone italiana nel mondo, Mia Martini. Quest'anno, insomma, per motivi Covid il premio non ha potuto, come dire, avere quell'iter dei passaggi giusti nei tempi giusti, vero Nino? Cosa è successo di fatto? Ma diciamo che ci siamo fermati alle finali radiofoniche, manca solo l'atto finale per l'assegnazione del premio Mia Martini 2020. Speriamo di poter mettere, diciamo, in cantiere questa finale per, diciamo, l'inizio di questo 2021. Dai, ce lo auguriamo davvero tutti, anche perché bisogna sperare di tornare al più presto a quella che sarà almeno una quasi normalità, sia per l'arte ma sia per tutto, insomma, il vivere quotidiano. In questo caso parliamo di arte, di musica e insomma tutti i suoi affini. Allora Nino, tra poco parleremo del film dedicato a Mia Martini, parleremo di come è iniziato questo sogno tra virgolette dopo la sua scomparsa, e soprattutto ci piace anche perché le persone che abbiano una grande curiosità di rivivere tramite le tue parole quelli che erano i momenti emozionanti di quando Mimì veniva e riusciva a tornare a Bagnara, perché era molto legata a questo paese, al suo paese, per, insomma, per una serie di motivi, paese di origine, e con te facevate queste passeggiate sul lungomare, sulla spiaggia. Raccontaci un po' proprio l'inizio e poi torneremo ovviamente a quello che è la fase dello spettacolo vero e proprio in suo onore, in sua memoria. Ma parlare di Mia Martini e della sua Bagnara, diciamo, ormai è conosciuto da tutti e fa parte della storia di questa terra. Mimì amava e il suo cuore batteva per questa terra di Calabria e la sua Bagnara, perché come ognuno può leggere, può vedere nei vari filmati, non c'era occasione in TV, nei vari concerti, dove Mimì parlava, trovava il modo sempre come parlare della sua Bagnara, della sua Calabria. Bene, bene. Allora, qualche momento, qualche aneddoto particolare che ricordi con estremo piacere, o magari comunque un aneddoto che fa parte di quello che è stato il vissuto, no? Qualche episodio di quando veniva appunto a Bagnara nel particolare, raccontacelo. Guarda, allora, io voglio raccontare così una Mimì poco conosciuta. Lei arrivava a Bagnara, ma nel silenzio cercava di dare un aiuto a quelle persone che allora avevano bisogno, anche per comprare una medicina. Sì. Quante volte in silenzio è andata dalla signora Caia o Tizia, che sapeva che non aveva
quei finanziamenti giusti per poter comprare una medicina che a lei serviva per le sue malattie e in silenzio e in segreto andava a dare quello che poteva. Questa è la Mimì che la raccontano poco. Questa è la Mimì del grande cuore. Questa è la Mimì che da sempre è stata vicino a chi aveva bisogno. Certo. E questo è un racconto importante, una testimonianza importante da parte tua, perché oltre all'immensità di questo grande personaggio, di questo grande artista che tutti, insomma, amavano in Italia, e in effetti questi particolari, questi retroscena toccano molto, insomma, le coscienze di tanti, soprattutto dovrebbero toccare per certi aspetti in modo però da punizione quasi, oserei dire, le persone che invece hanno in qualche modo nel tempo tramato, come sappiamo, no? Insomma, i motivi, eccetera, quello che si racconta nei confronti di Mimì. Era restia a far sapere queste cose, quindi lo faceva nella segretezza e via, ed era Certo, contenta, certo. era felice dopo ogni volta cercava di fare un gesto così particolare verso quelle persone che non stavano bene e avevano bisogno. Questo è un grande gesto da parte sua, appunto, pur non rendendolo pubblico, no? Tra virgolette, come fanno tanti, perché mi fa impazzire. Ora, aperta e chiusa parente, come diceva Totò, c'è chi fa della beneficenza per esibizionismo e c'è chi invece fa la beneficenza vera. Perdonatemi se sono così franco, schietto e sincero. Allora, a proposito, torniamo dopo qualche episodio che ci hai raccontato. Allora, intanto, qual era? Lei si identificava Mimì, lei diceva sempre che è una bagnarota, cioè lei era una bagnarota vera e propria, si definiva tale. Ma sì, ma lei ha raccontato questo suo modo di vedere Bagnara e le bagnarote, le donne di Bagnara. Bagnarota sono state le artesignane del femminismo, Sì. se andiamo a vedere. E lei ne era orgogliosa. In una delle sue tante interviste in Rai, un giornalista chiese: ma se tu finisci di fare la cantante, cosa pensi di fare? E ha detto la bagnarota. Come la bagnarota? Sì, la Sì. bagnarota, perché la bagnarota è una donna che non ha avuto mai paura e ha continuato a lavorare per portare avanti la propria famiglia quando c'erano delle difficoltà nel contesto familiare. Certo, un pensiero che, come dire, esalta e risalta quello che è l'attaccamento proprio al suo paese di origine. Qual era il tratto del paese nel quale le piaceva più passeggiare quando appunto vi scambiavate, insomma, una serie di pensieri, di idee e di punti di vista, no? Anche sulla musica, insomma, su quello che era il suo percorso? Guarda, lei amava il lungomare. Ogni volta, guarda, a qualsiasi orario, lei se poteva scappare, poteva uscire, usciva con piacere per andare a passeggiare sul lungomare, oppure farsi proprio una passeggiata nella battigia, dentro il mare. Lei diceva che questo mare gli dava quella giusta carica per ritornare sempre ed andare avanti e migliorarsi. Sì, è un momento molto molto intenso da come ce lo racconti. Adesso ti propongo la domanda, ma ci risponderai subito dopo la pubblicità. Sei soddisfatto del film prodotto dalla Rai dove appunto la Serena Rossi ha interpretato Mimì come contenuti, come tipologia di approccio alla storia? Ce lo racconterai tra poco la risposta, quindi dopo la pubblicità con Nino Romeo, l'Italia del Sud torna fra poco. Fra
Caffè Balcasa è l'inizio di una storia unica, quella che vi accompagna nella scelta del vostro futuro arredo. Un'emozione che vogliamo vivere insieme. Una casa accogliente e senza tempo, grazie alla fluida eleganza di un arredo fortemente personalizzabile. Dalla tua idea allo sviluppo del progetto. Il team di Massimo Arredamenti Group arreda e progetta secondo le vostre esigenze. Dall'assistenza all'acquisto al montaggio incluso nel prezzo. Garantendo al design il suo giusto valore, sottolineato dai materiali di pregio che esaltano il carattere ricercato e iconico del brand. Da oltre 20 anni arredo le vostre case. Massimo Arredamenti a Satriano Marina si sviluppa su 2 ampi livelli di esposizione. Avrete garantito un servizio professionale prima, durante e dopo l'acquisto. Febal, dolce Febal. Vi aspettiamo a Satriano Marina in Via del Commercio. Ringraziamo le nostre aziende che sono parte integrante del nostro appuntamento. Vi ricordo che stiamo trasmettendo dal Track 7 Mobile 1000 Media. In regia c'è Mimmo De Marco e Federico Esposito e tutti i tecnici naturalmente che collaborano, la redazione, gli inviati dalle nostre 5 province che di volta in volta nella diretta del venerdì vi facciamo vedere in modo particolare e dettagliato con una serie di iniziative sul territorio. Abbiamo ancora una volta il piacere di dare il bentornato a Nino Romeo. Dopo la pubblicità avevo lanciato una sorta di domanda provocazione per chi non avesse seguito fino a questo momento la trasmissione. A Nino Romeo ho chiesto, parlando di Mia Martini, sei soddisfatto del film realizzato dalla Rai in insomma in ricordo di Mimì con la bravissima, devo dire, Serena Rossi? Guarda, allora quel film diciamo hanno voluto raccontare la Mimì del festival, quindi è stata raccontata in un modo particolare. Ma io voglio dire che c'è un altro film documento, sì, dove racconta Mimì con il contributo di tante persone che l'hanno conosciuto, che è andato sulla terza rete Rai. È un film documento dove documenta la vita di Mimì. Sì, sì, tu dici quindi tra le righe la vita vera, reale, insomma un po' più in profondità, no? Rispetto a quella che magari è stata quella che ha raccontato la Rai nella versione appunto festival, casa discografica, problematiche legate insomma al momento, no? Nel clou. Ma diciamo è fiction, è dai, fiction, è esatto, fiction. Un po' romanzata, un po' insomma così, ma diciamo la verità, io mi permetto di dirlo, dico, avrebbero potuto però gli sceneggiatori, gli autori, i registi eccetera dire
ma fatemi andare un attimino a Bagnara ed incontrare qualcuno, e tra quel qualcuno, tra virgolette, non voglio dire nome e cognome, Nino Romeo. Dicevo, per capire da vicino un po' più di aspetti, appunto, come dire, reali, no? Realistici anche, invece tante volte vabbè, si crede di saper tutto. Allora, evitiamo queste parentesi, come dico io. È stata fatta una scelta, sì. E quindi doveva andare in quel modo. Vabbè, e basta. Ma tanto l'ho fatta io la domanda, quindi tu sei, come dire, super partes. Me ne assumo io le responsabilità, e tu lo sai che ogni tanto a me piace dare le picconate, come faceva il buon ex presidente della Repubblica Cossiga. Vabbè, a parte questo, quindi tutto sommato diciamo che in modo elegante sei uscito dicendo tutto sommato sono soddisfatto. Vuoi dire questo? Ma io dico che quando si parla di Mimì, quando si fa venire fuori la Mimì, grande artista, diciamo che va bene tutto. Va tutto, dai. Bene, tutto fa brodo, potremmo dire così. E allora, i posti del cuore li abbiamo raccontati, però diciamo che le persone si chiedono, no? Tante volte mi chiedono anche a me, perché grazie, insomma, alla tua persona che qualche anno fa, mi fai emozionare, vedi? Perché mi vengono in mente i vecchi tempi, quando ero più giovincello, quando hai voluto coinvolgermi in quello che è il tuo progetto Premio Mia Martini, insomma, le persone negli anni riconoscono nella mia, diciamo, figura un po' anche quello che è il tuo ruolo, il tuo lavoro, il Premio Mia Martini, e mi chiedono, ma dice, ma Mimì a Bagnara ha dei parenti ancora? Qual è la situazione? Perché sai, la gente ama molto quest'artista, e lo sai meglio di me, chi meglio di te può capirlo, chi è che ancora a Bagnara è in vita, credo, o comunque, io ricordo un nome in particolare, perché per certi aspetti ci si lega, no? Zia Sarina. Zia Sarina non c'è più, no, certo, diciamo, certo. Diciamo che della famiglia ormai non c'è più nessuno, sì. È rimasto Rodolfo, il cugino, ma non c'è quasi mai a Bagnara, fuori sempre per lavoro, quindi... Salutiamo Rodolfo Bova, tra l'altro, sì, insomma, quindi zia Sarina, no, io ricordo nei racconti tuoi, no, sempre quando mi dicevi, anche Rodolfo, si parlava appunto di zia Sarina, erano momenti molto, molto belli, molto sentimentali. Ma zia Sarina è stata una donna straordinaria, una donna che è stata vicino a Mimì. Quanto erano legate proprio con zia Sarina? Guarda, io posso dire che zia Sarina per Mimì è stata la zia, la mamma, la sorella, l'amica. E Nino Romeo chi è stato per Mimì? Ah, un amico e basta e via. Un amico del cuore, un amico confidente, in senso di amicizia. Ma un amico che rispettava questa donna straordinaria, perché aveva nel cuore la sua terra e la sua Bagnara. Nino, tu sei sempre carino e soprattutto umile. Altri dicono tante cavolate pur non avendo in mano neanche due mosche, non un pugno di mosche. Grazie per quello che fai, lo dico a nome anche di tutti coloro che hanno collaborato negli anni e collaboreranno ancora in futuro. Tra l'altro siamo proprio dal track Milmedia, dove le ultime audizioni, insomma, gli incontri artistici sono stati realizzati proprio in diretta radio su Radio Medua, dal track, interviste e quant'altro. In 22 secondi, perché siamo in chiusura con il dono della sintesi, che grande la sacra romana chiesa, come diresti tu in questo caso, ci sono tanti di quegli aneddoti, diciamo la verità, con Nino Romeo che bisognerebbe stare qua almeno 4 mesi in diretta 24 ore non stop, ma non abbiamo tempo. In 23 secondi dimmi quali sono le novità eventuali da qui a qualche tempo, insomma il tempo di capire quando si potrà realizzare la finale, cosa succederà? Guarda, allora, la finale, noi speriamo che presto ci diano le autorizzazioni per poter concludere e assegnare il premio 2020, ma devo aggiungere che siamo già partiti col 2021, insomma, sì. Stanno realizzando le audizioni e quindi stiamo andando avanti anche con l'edizione 2021. Esatto. Come dico io, le vie del Signore sono infinite, speriamo di poter realizzare presto sia le finali 2020 e sia
tutta la fase del 2021. Bene, allora con questa frase finale io direi che abbiamo davvero concluso. Ringrazio Nino Romeo, collegato in diretta con la città delle sirene, ovvero Bagnara Calabra, sulla Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria. Nino, a presto. Ciao e grazie. Un abbraccio. Buon lavoro. Grande. Un abbraccio grande. Io concluderei dicendo che uomo, come direbbe lui. Bene, allora io ringrazio in regia Federico Esposito insieme a Mimmo De Marco nella superproduzione Milmedia Track Supervisione. Ringraziamo anche Luciano Cordì, tutti coloro che collaborano con il nostro appuntamento. Anche questa, direi, è l'Italia del Sud. Abbiamo parlato di Mia Martini, del premio Mia Martini, con Nino Romeo. A domani, puntuali come sempre, con l'Italia del Sud.